Ok ragazzi, è andato, ha scavalcato e boom! Mamma mia la devastazione! Bella ragazzi, qui Luigi e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online con il Runners vs Zendorno ragazzi. Dopo veramente un botto di tempo siamo ritornati con i Runners vs Zendorno. E ragazzi, per il ritorno di Runners vs Zendorno superiamo veramente 40 like. Allora, io adesso non riesco a capire perché non mi faceva salire qua. Comunque sia, siamo in un botto di giocatori. Ovviamente il mio mino è entrato in zone che non vi sto a spiegare. Ok ragazzi, siamo su. Allora, è tracciato e bello lungo. Abbiamo anche le proto, quindi è un Runners versus Proto Zendorno e chi ne ha più ne metta. Ovviamente ragazzi, come al solito, saluto e ringrazio tutti quelli che stanno giocando con me. Saltiamo qua, ok. Allora, appena passo di lì mi devastano, ma questo è poco ma sicuro ragazzi. Ok, tutti sono andati su di quello, tutti sono andati su di quello e nessuno ha preso qualcosa. Perché proprio me? Perché proprio me? Però sono ancora vivo ragazzi. Aspettate un attimo, devo riuscire a prendere una proto, devo riuscire. Mamma mia. Adesso che siamo sulla proto investiamo a questo qui. Boom. Boom. Ah ok, non... No, perché sono sceso? Risali. Ok. Vabbè ragazzi, però così in un certo senso posso ostacolare gli avversari. Cioè posso ostacolarli. Guardate il potere di ostacolare questo qui. Così almeno non li beccano. Allora ragazzi, non so se si può dire, ma la squadra praticamente nostra è andata a vincere. Perché gli ho parato anche un bel culo qua. E là c'è un nemico che non so come ci è andato. E sinceramente a me non piace molto l'idea che ci sia un nemico nella rampa delle armi comunque. Mi ha ucciso l'alleato, grande. E round vincitore. Ed eccoci qua ragazzi con il secondo round. Adesso dobbiamo prendere in pieno ai Runners ragazzi. Allora io non so se prendere la proto o la Zendorno. Io mi prendo la proto. Così almeno è una macchina nuova e prendiamo la proto. Perfetto ragazzi, aspettiamo che quello lì vada. Allora, devo aspettarlo nella strada più lunga comunque sia. Perché lì non ci penso neanche per un po'. Che l'abbiamo preso tipo in due, però vabbè. Dove stanno i nemici? Dove stanno i nemici? Stanno facendo un bel po' di strada. Perfetto, allora lui lo becco lì in quel tracciatino lì. Vai. No! E ragazzi, almeno una kill la dobbiamo fare. Almeno una la dobbiamo fare. Non pretendo 25.000 kill, ma almeno una così di fiancata la dobbiamo fare, cavolo. Ok ragazzi, i nemici hanno raggiunto le armi purtroppo. Vabbè, purtroppo, guardate. Abbiamo ucciso un altro, però loro hanno raggiunto le armi. Ma mi sembra piuttosto normale, perché siamo veramente in un botto di giocatori. Quindi le armi o le raggiungi o le raggiungi. L'unica cosa che posso provare è fermarmi lì sopra e se ci riesco andare fino alla fine. E round perdente. Ed eccoci qua ragazzi con il terzo round. Siamo nuovamente i Runners. E perfetto ragazzi, iniziamo. Allora, noto che qualcuno della nostra squadra ha abbandonato. E va bene ragazzi, ci arrangeremo. Allora vediamo. Lui va là, quello là prende l'altro. E io vado adesso ragazzi, vado adesso che c'è una persona sola. Vabbè, buonanotte Vara. Che cavolo ho combinato lì? È stata colpa mia. Cioè, è stata tutta colpa mia lì. Perché sono andato di là se dovevo andare dritto? Ma che diavolo di problemi c'ho? Ok ragazzi, siamo arrivati nuovamente alle armi. E quindi perfetto, abbiamo vinto, si crede, la partita. Visto che siamo arrivati in due. Attenzione, c'è un nemico dietro. C'è un nemico dietro. Guardate che roba. E round perdente. Ed eccoci qua ragazzi con il quarto round. Siamo nuovamente quelli che dobbiamo distruggere completamente i Runners. E ragazzi, guardate ciò. Quello là ha cittato e praticamente quell'altro della mia squadra non si è reso conto di quello lì e quindi abbiamo perso il round. Cioè io odio veramente sta cosa che si può cheatare in queste modalità. Perché si deve poter cheatare in una maniera così stupida poi? Allora ragazzi, io già sono pronto qua. Appena escono dalla barriera blu io parto tipo adesso. Che cavolo è, l'ho preso o no? No vabbè ragazzi, io non ci credo. È ancora vivo. È ancora vivo, ma come fai? Come fai te? Te vola di sotto intanto. Però ragazzi, mi sa che qualcuno... Ah ok, abbiamo sterminato tutti. Mamma mia, che...
praticamente una strage abbiamo fatto. Round vincitore. Ed eccoci qua, ragazzi, con il quinto round. Siamo nuovamente i runners. Mamma mia, ragazzi, abbiamo fatto una strage poco fa. Li abbiamo squarciati tutti in veramente pochissimo tempo. Adesso vediamo di non veilare come prima, che sarebbe un'ottima cosa comunque. Allora, ragazzi, io aspetto che quasi tutti saltano, perché se quasi tutti saltano no... quello là che cavolo ha fatto? Vabbè, dai, andiamo adesso che non c'è nessuno. Merda, uno è partito. Vabbè, dai, come cavolo fa? Quello lì, ragazzi, è proprio partito solo per me. Cioè, l'ho visto sulla minimappa, era fermo. Quello là era passato prima di me, lui non è partito, sono partito io e lui mi ha devastato. Era proprio ordinato per me, in esclusiva per me era quel tizio lì. E vabbè, ragazzi, vediamo un attimo cosa farà questo qui. Ragazzi, è rimasto solo lui, vediamo cosa riuscirà a fare. Non ci credo, ragazzi, io non ci credo. E round perdente. Ed eccoci qua, ragazzi, con il sesto e forse ultimo round. Siamo nuovamente quelli con i veicoli, ragazzi. E mamma mia, cioè abbiamo perso il round in una maniera stranissima, cioè cavolo. Io dico che se neanche quello ci riprova 90.000 volte riesce a beccarlo in quella maniera. Io, ragazzi, sto qua ad aspettare che loro passino. Allora, appena il nemico scavalca quella zona lì, noi immediatamente partiamo. Ok, ragazzi, è andato, ha scavalcato e boom! Mamma mia, la devastazione! Ne è rimasto soltanto uno vivo, ragazzi, soltanto uno. Io mi metto qua, mi metto in modo da beccarlo precisamente quando scende dal container rosso. Ok, è morto prima, quindi vittoria! E round vincitore. Ed eccoci qua, ragazzi, con il settimo ed ultimo round. Per forza, ragazzi, se vinciamo noi, vinciamo noi. Se vincono loro, vincono loro. E ragazzi, è veramente un round decisivo. Quindi speriamo che nessuno citti. E speriamo che comunque sia arriviamo alla fine, perché se arriviamo alle armi abbiamo vinto la partita. Io direi di andare ora in questo momento. Vai, 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 corri, 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 corri. Mamma mia, che devastazione. Quello lì che cavolo fa? Via, 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 via. Ho un nemico alle calcagna, ragazzi, che mi sta seguendo. E al momento opportuno gli darò delle belle mazzatine sulla schiena. Allora, lui è qua, allora, vieni qua, bel nemico, che ti do due belle mazzatine che... Boom! Sì, vabbè, il mio Mino si è ammazzato da solo, guardalo come va spedito! Non ci credo, ragazzi, io non ci voglio credere, come cazzo hanno fatto? Mi spiegate questo della nostra squadra, come fa ad avere la macchina in questa piattaforma? Vabbè, boh. E ragazzi, mi sa che sfortunatamente round perdente, perché uno dei nemici ha cittato. E ragazzi, ha cittato, io non ci credo. E ragazzi, partita perdente, ma io non la calcolo come partita perdente, perché loro hanno cittato. E cittare significa barare, quindi loro non hanno vinto, ma abbiamo vinto noi. Quindi, ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Inoltre, fatemi sapere se volete altri video su questa modalità lasciando veramente tantissimi like. Superiamo i 40 like. Quindi, se volete passare dalla pagina di Facebook e dal profilo Instagram, trovate il link sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per un nuovo video. Qua dove c'è tutto. Bella, raga! Che diavolo è? Cioè, ci stanno tubi ovunque, è veramente assurdo. Poi, ragazzi, nella terza immagine viene mostrata una nuova auto. Auto veramente epica, ragazzi. A me dal profilo mi sembra un po' un attivendi dal profilo del tettuccio. Poi, ragazzi, nella quarta immagine vediamo delle auto un po' storiche, diciamo.